Quando si dice sfogliare la margherita, è un modo di dire per far capire che si sta ancora valutando qualcosa e che siamo nel limbo dell'incertezza. 10 vittorie, lo scorso anno quella della virtuale stella, fanno di Rudy Michelini l'inarrivabile mattatore primatista del Rally Coppa Città di Lucca. Ma la presenza del forte driver lucchese alla 56esima edizione, che si correrà sabato 17 luglio, è ancora in forte dubbio. Se proprio dobbiamo sbilanciarci, più no che sì. Ma per fortuna, almeno per ora e fino alla chiusura delle iscrizioni del 7 luglio, non è ancora un no definitivo. Michelini ci spiega i motivi del suo probabile forfè alla corsa di casa, al suo Città di Lucca. Penso, come tutti i piloti, l'emozione di casa, la gara di casa è sempre un'emozione già dalla partenza, ma già da parte dei giorni prima, no? Il Lucca ha una storia importante, per me l'anno scorso è stata la 10ª vittoria, e sarebbe, diciamo, assurdo non presentarsi, anche se oggi non posso dire se ci saremo, perché c'è il casentino, ci sono impegni di lavoro, quindi ad oggi non posso dire di essere presente, però faremo di tutto per esserci. Chiaro che gli impegni non mancano e spesso vanno conciliati con il proprio lavoro, quindi il 2-3 luglio Rudy correrà il 41esimo rally del Casentino, che significa corsa dura ed impegnativa al cospetto di avversari di assoluto rango e nell'ambito dell'IRC dove si è iscritto. Michelini affronterà la sfida con la Polo Volkswagen R5 e avrà al suo fianco, come sempre, Michele Perna. Restano poi anche le gare del campionato italiano Rally Asfalto, dove attualmente, bene ricordarlo, occupa il terzo posto in classifica, alle spalle di piloti del calibro di Albertini e Ciuffi, ma davanti ad Andolfi e De Tommaso. Insomma, decisamente in buona compagnia.